Salve a tutti! Nuovo video di Mi leggo un libro mentre qua c'è la pozione, che è la playlist delle recensioni di libri. Scusate, mi devo sistemare, pensavo di essere comoda. Allora, oggi parliamo di un libro che fa parte di una mini collezione di due libri, però noi parliamo del primo in ordine cronologico, che è La Dea delle Streghe di Janet e Stuart Farrar, o Farrar. Questa è la copertina. Visto indietro. Allora, la mia è l'edizione del aiuto del 2014, costo 20 euro. Allora, La Dea delle Streghe è un libro scritto da due Wiccan, marito e moglie. Il marito poi è morto, purtroppo, perché erano una coppia fenomenale. Di stampo Wiccan, dove però non hanno lasciato trasparire il loro essere Wiccan all'interno del libro, quindi in realtà va bene per tutti, per chi è Wiccan, per chi è pagano, per chi è neopagano, per chi segue la tradizione nordica, celtica, egizia, romana, greca, mesopotamica, azteca e quant'altro, va molto bene, o semplicemente a livello di cultura, ok? Allora, il libro è ovviamente incentrato sulle divinità femminili, come si può evincere, non solo dal titolo, ma anche dalla copertina. La copertina è molto bella, vedete tre donne che vanno a rappresentare le tre fasi, lunare, quindi crescente, piena e calante. E un simbolo che molti chiamano trichetra. A me piace chiamarlo Trisca la Fiore perché mi ha sempre ricordato sia il Trisca che il Fiore, quindi io lo chiamo Trisca la Fiore, voi chiamatelo come vi pare, anche trichetra se vi piace. Allora, il libro è formato da tre parti. Allora, la prima parte si chiama Scoprire la Dea ed è una parte dove si va a parlare delle diverse concezioni di divinità femminile suprema. Nel corso del tempo ed è molto interessante. Si parte dalla madre terra, poi si arriva alla madre oscura, si arriva alla dea della luna, alla connessione con la luna, alla donna, si arriva anche alla benedetta fra le donne. Tengono in considerazione. Ve lo dico dopo, va. Finiamo un attimo questo discorso. Alla connessione col ciclo mestruale, eccetera, eccetera. Poi vi danno anche qualche ricette della dea, nel senso sono oli, incensi, che vol se volete farveli da soli, insomma, questo genere di cose qua. Però è molto, molto interessante. Poi la seconda parte e la prima parte sono divise da alcune fotografie, di cui io ve ne voglio far vedere alcune perché sono molto belle, secondo me. Per esempio questa a me piace tantissimo, tipo Adorazione della Dea Madre in Brasile, e questa qua sopra, non so quanto riesco a farvela vedere. È molto bella. Io spero di essere riuscita a far vedere qualcosa. Oppure le due Iside. Qui c'è la luminosa e qui c'è l'oscura, la nera. Io non so neanche cosa sto riuscendo a farvi vedere, però date per scontato, datemi la buona fede. Oppure questa dice: un corvo trovatello interpreta il suo ruolo in un rituale per la Morrigan, che è questa foto qua. Sì, è a seno nudo perché voi non lo sapete, ma le donne hanno il seno. Lo dico già per quelli che vanno a criticare. Voi non lo sapete, ma le donne hanno il seno. Come pensate di essere stati adattati? Ce n'era anche un'altra che ho già perso. Ah, questa qua. Artemide dai molti seni anche. E questa qua. Evo. E sono delle. Cioè, ci sono altre foto. E sono molto carine.
Poi c'è la seconda parte. La seconda parte si chiama Invocare la Dea. Vanno ad analizzare in maniera specifica alcune divinità femminili, raccontandovi un po' di cose sulla loro storia, sulle loro origini, sui ruoli che hanno ricoperto nel corso del tempo, eccetera, eccetera. Allora, le divinità che sono prese in considerazione sono Demetra e Persefone insieme, Brigid, Ishtar, Afrodite, Ecate, Lilith ed Eva, Epona, Maat, Arianrhod, Aradia e Iside. E qui ho da fare un appunto. Qui ho una pecca che a mio giudizio è abbastanza grave, cioè considerare Lilith solo ed esclusivamente come demone proveniente dal cristianesimo. È vero che il satanismo, che riconosce anche i demoni, è paganesimo. Ma riconosciamo che i demoni sono principalmente divinità o spiriti pagani che sono stati demonizzati dall'ebraismo, dal giudaismo, dal cristianesimo, da tutta la serie, insomma. È un errore abbastanza grave, secondo me, dare per scontato che Lilith sia solo un demone. Io speravo, quando lessi questi nomi, essendoci tre delle mie divinità, speravo che Lilith potesse essere considerata perlomeno come una divinità mesopotamica antecedente il demone. E invece no. E invece no. Viene abbassata a due ruoli. Al ruolo di demone. La storia della Genesi è una revisione patriarcale dove troviamo Lilith che rifiutò di sottomettersi ad Adamo anche fisicamente, se ne andò e bla bla bla. O peggio ancora, viene abbassata a livello di femme fatale. Lilith è la femme fatale, è la vampira. Punto. Ma vampira non in senso vampira vampira, nel senso di femme fatale, nel senso di mangia uomini. Punto. Questo è un errore molto grave, secondo me. Cioè, ve lo dice una che il culto di Lilith cioè, l'ho sempre studiato. È abbastanza grave. Poi si parla di, e questo anche lo detesto della Wicca, questa è proprio una cosa che odio. Lilith viene poi definita nell'ultima frase la vera madre di tutti i viventi. Cosa c'entra Lili con le dee madri? Allora, Lilith è al massimo è la madre dei vampiri, punto. Intesi come spiriti, punto. I vampiri, per antonomasia, in tutte le leggende, non sono viventi. Sono morti. E sono poi stati chiamati demoni, quindi nel cristianesimo diventa madre dei demoni. Lilith scatena tempeste. Ora, cioè, non lo so, dov'è che è la dea madre? Nella Wicca Lilith è sempre chiamata dea madre e loro due, essendo due Wiccan, la chiamano dea madre. Ma io vorrei capire il collegamento. Dea madre. Dea madre? No, Lilith è una dea del sesso e della tempesta. Punto. Ok, poi è anche la madre di vampiri o regina dei vampiri e anche madre dei demoni. E anche un demone perché poi viene demonizzata. Ma al nocciolo della questione, Lilith è dea del sesso e della tempesta. Punto. E della notte. Punto. Ok? Non riesco a capirla questa cosa. Questa è proprio l'erroraccio che hanno fatto, che in realtà fanno tutti i Wiccan con cui parlo e di cui leggo. Ed è una pecca, secondo me, abbastanza grave. Cioè, per il resto no, nient'altro da dire, nel senso che comunque tutte le altre divinità sono analizzate bene.
Ok, Brigida è analizzata benissimo, Iside è analizzata benissimo, Ecate è analizzata abbastanza bene, un po' corta, ma no, analizzata bene. Epona è analizzata benissimo, Mata anche, Arianrhod pure. Perché Lilith, no? Cioè, a me sta bene presentarla come demone, perché è uno dei, ormai è uno dei suoi aspetti, ma andiamo al nocciolo della questione. Cioè, parliamo della vera Lilith. Quella che fu sacerdotessa di Inanna e poi diventò dea, ma divenne dea del sesso della tempesta e della notte. Punto. Cucù, animale sacro, gufola, civetta, l'arpia e serpente. Punto. Non, cioè, non, ridurla ad essere una femme fatale è veramente atroce. Elevarla ad essere una dea madre. È un po' troppo. Ok, due erroracci, due frasi per di più vicine, una è qua e una è qua, non è che sia molto distante. È un po' così. Vabbè, a parte questo erroraccio, quindi questa seconda parte vi va proprio a evidenziare quindi tutte le caratteristiche delle divinità, dopodiché vi propone un rituale. Un rituale che in realtà si può fare principalmente in congrega o in coven, è difficile farlo da soli. Comunque vi propongo un rituale, per esempio qua c'è il rituale di Ecate, vi prepara l'abbiamo scelto di enfatizzare Ecate come ideatrice dei crocicchi, la preparazione così così, il rituale vi dà tutte le battute praticamente, dov'è? Chi interpreta la madre dice, chi interpreta la fanciulla dice, chi interpreta l'anziana dice, bla 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 bla. È un copione tipo quelli del teatro, ok? E vi danno un rituale così. Infine la terza parte. La terza parte si chiama Le Dee nel Mondo ed è molto bella perché, come dicevo prima, loro tengono in considerazione, come stavo per dire prima, loro tengono in considerazione tutte le divinità femminili di tutte le religioni e di tutte le tradizioni. Quindi non trovate solo dee pagane. Ma trovate anche, ogni tanto trovate anche qualche spirito, tipo la Banshee, tipo Nick Neven e quant'altro. Vabbè, ma queste sono cose. No, queste sono altre cose. Però trovate, vabbè, trovate dalle più famose Iside, Hathor, Frigg, Freya. Frigg e Freya qui le considerano messe insieme, le considerano la stessa identica divinità. Ok? Due facce della stessa divinità, questo ci tengo a dirlo. Non le considerano due diverse, questo solo per avvertire già chi della tradizione norrena dovesse avercelo in mano. Dico già questo. Quindi parlano delle più famose, parlano delle meno conosciute, quindi parlano anche di divinità azteche, aborigene, eschimesi, è molto bello. E poi parlano anche di divinità buddiste. Di divinità anche se la trovo, che è quella che volevo dirvi più di tutti, di divinità fra virgolette, l'ho persa. Aiuto, 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 aiuto. Ah, di divinità fra virgolette cristiane, e quindi abbiamo, per esempio, la Vergine Maria, che sto ancora cercando adesso. Pensavo di averla trovata sotto Maria, invece no. Volevo solo leggere un pezzettino. Vesta, allora sarà prima. Vergine Maria, eccolo. Farvi vedere che non è una balla, sempre che vediate qualcosa, è questa qua. La Vergine Maria. E vi dice. Senza fare troppo gli schizzinosi, ok? Cioè, mettono insieme tutto, qualsiasi cosa voi vogliate sapere. E vi dice: Madre di Gesù per concepimento divino, nello schema tradizionale del concepimento degli eroi, frutto dell'accoppiamento di una donna umana con un dio. La narrazione biblica dell'annunciazione della nascita, data solo in Matteo e Luca in due versioni molto divergenti, è chiaramente un tardo abbellimento per adattare l'evento a questa tradizione. Maria, altrimenti relativamente poco importante nei Vangeli, fu elevata al ruolo di madre di Dio dal concilio di Efeso nel 431 e da allora soddisfa quello che Geoffrey e
Eish, credo che si dica, chiamò un desiderio in forma dea da parte del fedele comune. Le feste, il suo giorno, bababà, più la storia completa da un'altra parte. È molto, molto, molto interessante. E poi, appunto, vi dà anche tipo divinità buddiste, che ovviamente adesso non ne trovo manco una, divinità cinesi, tipo. Aspettate, Wang Mu Niang Niang, non so neanche se l'ho detto giusto. Dea indù tipo Vinata o adesso qua non so se lo dico giusto Vijaya o Vijayasri non so se lo dico giusto, lo dico proprio, però ve ne dà tantissime ed è molto 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 interessante secondo me. È un libro che va bene per tutti, tolto l'erroraccio. È un libro che va bene per tutti, a parte l'erroraccio. Il mio voto è di 4 stelle su 5. Indovinate un po' dovuto a che cosa? Dovuto all'erroraccio che gli ha tolto subito una stella. Però appunto, 4 stelle su 5 le vale tutte. E io ve lo consiglio, è molto bello, soprattutto la prima parte, quella della Dea nel corso del tempo. È molto bella, molto interessante. E secondo me anche a livello di cultura è molto molto bella. Ah, se per caso vi interessa una delle divinità della seconda parte, Demetra, Persefone, Brigid, Ishtar, Afrodite, Ecate, Lilith, Deva, Epona, Amata, Aria, Rodalaria, Iside, e non volete comprarvi il libro perché costa 20 euro, me lo potete dire, mi scrivete in privato, io vi scannerizzo la parte dedicata. Per esempio, se volete solo Epona, io vi faccio uno scanner della sua parte e ve lo mando tranquillamente, ok? Non c'è nessunissimo problema. Quindi ripeto: La Dea delle Streghe di Janet e Stuart Farrar. La mia edizione del 2014, costo 20 euro, voto 4 stelle su 5. Detto questo, vi lascio un enorme bacione. Noi ci vediamo al prossimo video che registro immediatamente, che riguarda la seconda parte della Dea delle Streghe. Vi lascio un bacione e vi auguro una buonissima giornata.